entrano nel vivo le celebrazioni religiose in attesa di festeggiare la resurrezione di Gesù Cristo. La Chiesa veste i paramenti viola della Quaresima, che termina domani, Giovedì Santo, che è anche il primo giorno del cosiddetto Triduo Pasquale, il quale comincia con la messa in Cena Domini, che ricorda l'ultima cena di Gesù, per terminare con la Domenica di Pasqua. Questi tre giorni rappresentano il tempo centrale dell'anno liturgico e celebrano il mistero pasquale di Gesù Cristo, istituzione dell'Eucaristia, appunto, e poi passione, morte, discesa agli inferi e resurrezione. Il Giovedì Santo festeggia anche l'istituzione del sacerdozio ministeriale e il comandamento dell'amore fraterno. Gesù lava i piedi ai suoi discepoli come estrema forma d'amore. Scarni gli altari e privi di fiori, ad Alessandria sarà il vescovo Guido Gallese a celebrare alle 21, stasera per la messa crismale, domani per la cena del Signore e venerdì per la Passione, le sacre liturgie in cattedrale. Sempre venerdì, con partenza da Via Genova all'angolo con Via Levata, i fedeli potranno partecipare alla Via Crucis Vivente, organizzata a Spinetta Marengo dall'associazione Noi Commercianti di Spinetta Marengo, in collaborazione con le parrocchie di Spinetta, Bettale e Litta Parodi. Sarà questo il primo evento pubblico per l'associazione, la prima costituitasi nel sobborgo alessandrino a inizio anno. La processione, con un giovanissimo che vestirà i panni del Cristo che porta la croce, percorrerà l'intera via per raggiungere infine la parrocchia Natività di Maria Vergine, dove sarà allestito il Santo Sepolcro. Sabato poi sarà il giorno del silenzio e del raccoglimento per i cattolici, perché Gesù giace nel sepolcro. Dopo il tramonto comincerà la veglia pasquale alle 22:30 in cattedrale ad Alessandria, con l'accensione del cero pasquale e la proclamazione della luce di Cristo. La Domenica di Resurrezione concluderà la Settimana Santa celebrando la gioia e il trionfo di Gesù risorto. L'appuntamento con la solenne messa di Pasqua in cattedrale è alle 10:30.